Buonasera Andrea Ciao Andrea. Bocelli e buonasera anche a chi si è collegato con CTV in questo momento e ci sta seguendo qui a Piazza San Pietro per un evento che, tante volte si usano degli aggettivi grossi dicendo epocale, straordinario, e questo è straordinario ed epocale perché la prima volta in cui si fa un videomapping, si racconta una storia sulla facciata di San Pietro attraverso una tecnologia modernissima, attraverso le immagini del patrimonio artistico del Vaticano, ma con una tecnologia che veramente è di questi ultimi anni. Beh, questo veramente è eccezionale. E il tutto è corredato anche dalla bellezza della voce e della musica che Andrea Bocelli ci ha portato. Allora, hai appena cantato First Noel, che ha una storia particolare, perché intanto non è un pezzo, come dicevo io prima, edito, è un pezzo nuovo che ci hai offerto in anteprima. Come è nato, come l'avete registrato, no, quello che avete fatto? È nato dall'idea di riportare all'attenzione del mondo la famiglia, no? E allora quest'anno abbiamo pensato di registrare un album di canzoni natalizie, di farlo non da solo, ma con il resto della mia famiglia, con Matteo e Virginia, la piccola Virginia che ha una voce come un angioletto, e quindi questo disco poi uscirà, questa registrazione uscirà, penso, intorno a Natale. Ecco. Bellissimo, e quindi abbiamo potuto ascoltare davvero un pezzo nuovo, bellissimo, ma anche un pezzo di quelli della nostra grande tradizione. Ma questo, tra l'altro, nell'album è uno dei peggiori, perché è uno di quelli che canto io da solo, ma i più interessanti in realtà sono quelli che cantano i miei figli, perché hanno delle voci più giovani, più innocenti, più fresche, non so come dire, per questo repertorio più adatte. Papà orgoglioso, però devo dire, io ho ascoltato i figli cantare e in effetti sono bravi, sono veramente, si dice che la mela non cade lontano dall'albero, e non è caduta lontano in effetti. Allora, venendo invece all'argomento di questa serata, San Pietro, una personalità incredibilmente affascinante, perché un uomo come noi, con tutte le debolezze degli esseri umani normali, e poi chiaramente lui ha anche la grandezza del santo che noi non abbiamo, però certamente... E che santo! Io dunque santo. Ho avuto un primo incontro con San Pietro ravvicinato quando... Tanti anni fa lessi un libro che si intitola appunto La fabbrica di San Pietro, dove si raccontano dove si racconta tutta la vicenda che ha portato al ritrovamento delle ossa di San Pietro, tutti gli studi fatti anche da Pio XII, eccetera. È un libro molto interessante, scritto da Anna Maria Guarducci. E poi ho rincontrato San Pietro, devo dire, questa volta l'ho incontrato come se l'avessi trovato di persona, proprio attraverso gli scritti di Maria Valtorta, che sono scritti straordinari di questa mistica, di questa veggente morta nella mia terra, Viareggio, nel 1961, che ha avuto in dono di vivere tutta la vicenda del Vangelo, e quindi la figura di San Pietro la incontriamo spessissimo. È un'opera in 10 volumi che si leggono con una velocità incredibile, perché sono affascinanti, commoventi e realmente estremamente edificanti. E allora, siamo qui proprio in onore di questo grande progetto, nel nome del santo che è il fondatore, il primo papa della nostra chiesa, e tu ci regali ancora una bellissima aria che è una preghiera anche, molto Beh, bella. Come tutti gli apostoli, anche San Pietro era veramente innamorato della madre, no? Di Maria, e quindi noi stasera cantiamo anche, sono sicuro di fargli piacere, l'Ave Maria. L'Ave Maria.
Grazie. Il ringraziamento ad Andrea è veramente enorme, perché impreziosire la serata con la sua voce è un regalo, è davvero è una benedizione. Ma non si può mica dire di no a San Pietro. No, giustamente lui ha detto non si può dire di no a San Pietro. No. Ma è stato veramente grande, anche perché si è precipitato da Londra qui, è stato tutto un po' rocambolesco. Allora, Veronica, io vi ringrazio tutti e due per questa partecipazione e alle prossime meravigliose esperienze in comune. Andrea Bocelli! Ritorniamo a parlare del videomapping. Sarà questo racconto, il racconto sulla storia della vita di San Pietro. Chi ci può raccontare veramente come è stata questa esperienza? È colui che è la voce narrante del racconto, che è fatto di immagini strepitose che vedono opere di Raffaello, di Perugino, di Reni, riportate e riprodotte qui sulla facciata proprio per raccontare questo percorso di vita assolutamente straordinario. E a commentare tutto quanto è lui, è Flavio Insinna. Grazie, buonasera, grazie a te Milly, buonasera davvero, con grande affetto. Allora Flavio, intanto si è fatto buio, quindi non si vede quanta gente c'è, ma veramente fino a Via della Conciliazione è oltre una cosa incredibile. Sì, no, si vede, anche perché io per paura di arrivare tardi sono arrivato veramente stamattina e già c'erano, grazie. Mi hanno detto Don Giampiero Casolaro che mi scorta, insomma, portato qui, ha detto sono 14.000 sedie e dopo le conteremo, 14.000 tutte, prima di andare via. Allora, questa esperienza così particolare, sì. Cioè tu sei un attore che ha fatto qualunque tipo di personaggio, qualunque tipo... Sì, ero anche in San Pietro. Mi ci ha fatto pensare stamattina che era Omar Sharif, io insomma ero uno schiavo, poi gladiatore, che poi si libera, insomma, che San Pietro sostiene, quindi insomma, come dire, nella mia carriera per finta c'era San Pietro, poi nella vita vera c'è il messaggio. E com'è stato questo racconto allora? Allora, ce lo dicevamo prima, Don Giampiero, che sa il mio imbarazzo e la mia timidezza, mi ha detto mi vieni a leggere una cosetta? Non mi ha detto che ci ritrovavamo qua in diretta mondiale davanti alla pietra angolare a San Pietro. Io pensavo sarà di una cosa per la parrocchia sua, ma l'avrei letta con la stessa passione. Me l'ha detto lì. E naturalmente lui dall'altra parte del vetro, un po' come te abballando, quando dai il voto, dice per me sì, per me no, dice va bene. Lui dice sì, andiamo avanti. Nel dubbio l'abbiamo rifatta 30 volte ogni parola, perché ci mancherebbe, certo. Mancherebbe altro. E dopo ascolterò, non ho ascoltato. Ancora non sai nulla di come no. È venuto. Ecco, e non tutte lo so. Le sere, tu lo sì. Sai che tutte le sere per 2 ore di seguito ci sì. Sarà a loop questa storia, perché sì. Sono 8 minuti di proiezione, poi ci sarà un intervallo e poi ricomincerà. E sì. Per 2 settimane tutti sentiranno la storia di San Pietro raccontata da te. Sì, ecco, abbiate pazienza, cioè ce l'abbiamo messa tutta. Vorrei dire solo una cosa, Milly, il mio maestro Gigi Proietti
Baglietti direbbe da queste scale, dice, qua non mi ricapita. San Pietro, l'applauso è per il maestro. Io lo dico, San Pietro, l'uomo che apre il suo cuore, si fida della volontà di Cristo, da Simone si fa Pietro e diventa pescatore di anime. Lo dico appunto, dice, perché da queste scale? Per l'ennesima volta il nostro Santo Padre stamattina ci ha ricordato che l'unica possibilità è il dialogo e che la guerra è una follia. Se non apriremo i nostri cuori, se non ci verremo incontro, sarà un disastro, siamo già nel disastro. La pace non ha segno politico, la pace è un concetto chiaro, nessuno fa male a nessuno e si cerca un dialogo e si apre il cuore come San Pietro ci ha insegnato. Solo questo, ripeto, non potevo non dirlo. Bravo, bravo, e come hai sentito dall'applauso siamo tutti contenti. Sì, se non siamo d'accordo almeno sulla pace, almeno lasciamo perdere, insomma, ecco, il dialogo, grazie mille. Ti ascoltiamo allora, Flavio, con tutto il cuore che tu hai messo in questa ennesima sì. Sfida, una novità, qualcosa di diverso, no? Non ho recitato perché sarebbe impensabile, sono andato solo con il cuore, ripeto, un cuore chiuso non fa succedere niente, un cuore aperto può far succedere cose miracolose. L'accoglienza, San Pietro parla di quello, l'accoglienza, questa parola che a volte ci spaventa tanto. Vi ricordo che per l'altro, l'altro sei tu, quindi non vi spaventate dell'altro, siamo tutti assieme. È come il gatto che gioca allo specchio, ci mette un'ora per capire che è lui, siamo noi, de qua e de là. Se non vi ho convinto, ve lo ridico. Grazie. Grazie Flavio Insinna, grazie, ti voglio bene. Allora... ecco, l'entusiasmo di Flavio ci ha contagiato e adesso torniamo a raccontare proprio il progetto, perché è un progetto davvero importante che si svolgerà, come dicevo, per 2 settimane, ma vorrei di nuovo, Sua Eminenza, il Cardinale Gambetti, per parlare proprio di come è nato, di come si svilupperà questo straordinario progetto, primo nel suo genere, e che si appoggia poi... Se Charlie mi porta il microfono, eccolo qua. Corri. Eccoti, Eminenza. Grazie. Nasce così, come direi, nascono le cose per caso, e quando nascono per caso è perché c'è un'ispirazione dietro che ci muove. E piano piano prende forma, non abbiamo fatto grandi progetti, ma semplicemente siamo andati dietro a un'intuizione. L'intuizione di fondo è questa qui, già l'avete detto, belle le cose che sono state dette. Pietro è uno di noi, forse noi non siamo molto avvezzi a considerarlo uno di noi, un uomo come noi. Lo vediamo raffigurato, rappresentato dalla maestosità di questo luogo che in un certo senso dà luce a Pietro, ma al contempo, ecco, questa è l'idea, Pietro dà luce a questo luogo, dà luce alla Chiesa universale e al mondo con la sua umanità che piano piano inizia a splendere del divino, dell'amore, del divino. E questo qui forse non entra abbastanza, ecco, dentro al nostro vissuto. Ci sono stati gli scavi recenti nella zona di Cafarnao che hanno messo in luce che c'era un'area limitrofa che era una sorta di zona artigianale dove lavoravano il pescato. Pietro faceva parte di una piccola impresa di famiglia, questo pescato lavorato poi veniva commercializzato nella regione e lui ha vissuto come tanti di noi, tanti di voi, la fatica e anche lo scoramento perché molte volte non ha preso nulla dopo aver lavorato tutta la notte. Pietro è stato dentro alle vicende familiari segnate dalla malattia, ad esempio, la suocera, ricordate? È stato dentro ai contesti faticosi del suo tempo, rapporti tesi, l'oppressione anche dal punto di vista militare. Pietro è stato a capo di una organizzazione nascente con conflitti accesi da affrontare.
Pietro ha camminato, insomma, con tutte le paure, le fragilità, i dubbi, ma anche gli slanci che caratterizzano anche la nostra vita. Ha sempre cercato, come anche noi cerchiamo, un senso. Ha sempre cercato di poter incontrare la pienezza della vita, di poterla in qualche modo gustare, la pienezza della vita. E lui ci indica quindi una via. In un certo senso Pietro è come se ci dicesse da dentro alle nostre storie: guarda che c'è una via. Io ho incontrato l'amore di Gesù che mi ha guardato nel profondo. Da lì si è trasformata la mia esistenza, ogni passo è diventato diverso e sono venuto da Gerusalemme a Roma creando un ponte anche ideale tra Oriente e Occidente. Sono venuto per testimoniare che è possibile chiamare il nemico come fratello, abbracciarlo, è possibile il proprio carnefice guardarlo con amore, è possibile costruire pur con tutte le fatiche una fraternità. La Chiesa continua ad annunciare questo: è possibile creare la fraternità universale e il volto della Chiesa vuole risplendere di questo. E allora la speranza, noi questa sera avviamo in fin dei conti un processo facendo una scelta che è culturale e spirituale a un tempo. Avviamo un processo, poi ci saranno altri itinerari per andare alla scoperta della figura dell'Apostolo e del suo ministero, ma avviamo questo processo con la speranza che tutti possano confrontarsi con Pietro e con quello che il Santo Padre continua a dire e a mostrare con i suoi gesti. Tutti chiamati a confrontarci con questo, a cominciare qui in Italia, dal nostro Parlamento che si va costituendo, chiamato a riconoscere nelle varie componenti, in ogni singola persona, un fratello per dialogare e costruire il paese del futuro. Così anche i russi e gli ucraini, ma così gli europei con i russi, gli europei con gli africani e così via. Tutti chiamati a confrontarci con questa possibilità e in fin dei conti con questa scelta, quella di essere fratelli di tutti oppure nemici in fin dei conti di tutti. E allora vorrei lasciarvi con questa esortazione del Santo Padre, perché vogliamo davvero tutti un mondo a misura d'uomo, in particolare anzi i giovani in particolare lo vogliono, che più di ogni altro vivono questo passaggio d'epoca cercando la pienezza della vita, desiderandola, sognando di poter vedere un mondo giusto, un mondo in pace, un mondo di gioia e di bene per tutti. Scriveva il Papa: siamo diversi, siamo differenti, abbiamo differenti culture e religioni, ma siamo fratelli e vogliamo vivere in pace. Buona visione a tutti. Grazie Eminenza, grazie infinite. Allora adesso davvero non dobbiamo far altro che lasciarci trasportare dal racconto. Prego.
gettavo le reti nel mare di Galilea e l'ho incontrato. Mi ha detto: seguimi. Subito ho lasciato la barca, le reti e l'ho seguito. Cambiò il mio nome, mi conobbe Simone, mi volle Pietro. Non è stato facile abbandonarsi alla sua parola. Molte volte ho cercato di capire, ma quanta fatica. Mi disse: sarai pescatore di uomini. Chi ero io per meritare questo? Cosa vide in me? In me che molte volte ho dubitato di lui. Anche quando mi ha afferrato dalle acque nel mare di Galilea, eppure l'ho riconosciuto. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Mi disse: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quando predisse la sua morte, non volevo crederci. Ho cercato di impedirla, non capivo ancora che la sua vita era il dono per l'umanità. Mi disse: in verità ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. E quando mi guardò con misericordia, riconobbi il mio tradimento e piansi amaramente. Niente era ancora chiaro. Avevo paura. Non poteva finire così. Non sulla croce. Ha sconfitto la morte ed è tornato da noi. Ci ha mandato il suo spirito consolatore e solo allora, finalmente, ho compreso. Sono nato in un piccolo villaggio e mi ha voluto a Roma. Ero un pescatore, conducevo una piccola barca, mi ha messo alla guida della sua chiesa. Questa rete universale d'amore aperta a tutti. Ora riconosco che la mia vita non è andata come immaginavo. È andata oltre, fino al suo compimento. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa.
te darò le chiavi del regno dei cieli. E tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Eccoci, davvero bravissimi tutti, non so, non c'è, eccoci, ci vediamo. Bravissimi tutti, uno spettacolo suggestivo e commovente, bravissimo Flavio Insinna, perché la sua voce ha davvero guidato in maniera ammirabile questo racconto. E adesso questo sarà un atto che si ripeterà tutte le sere per 2 settimane. Chi sarà qui in Piazza San Pietro potrà vederlo e rivederlo ancora e ancora. E sarà un motivo di riflessione, sarà un piccolo seme che ci porteremo nel cuore poi tornando a casa, e penseremo a San Pietro, a quest'uomo così, così umile, così davvero come noi, debole, umano, contraddittorio e così grande. E chissà che la sua esperienza non riesca a darci un po' di coraggio per la nostra vita quotidiana e i nostri problemi, tanti problemi quotidiani. E adesso, signori, io non mi resta che ringraziarvi, augurarvi la buonanotte e ricordare di dire ai vostri amici di venire a vedere questo spettacolo meraviglioso e parlare un po' anche di San Pietro. Grazie, buonanotte!